Ci siamo girati un po' alle spalle per guardare quello che avevamo fatto in tanti anni, nel senso che gli ultimi tempi ci siamo, insomma, presi una pausa, ecco, per elaborare, penso come tutti quanti, anche gli anni complicati del Covid. Noi abbiamo pubblicato l'ultimo album di inediti nostro, esattamente quando stava scoppiando la pandemia, ma abbiamo vissuto quel tempo, cioè, di starci dentro come tutti quanti, ecco. Però probabilmente ha lasciato, come per tanti, degli strascichi. Allora lasciarsi dimenticare un po' le cose, guardarti indietro a volte e ripercorrere un po' i tuoi passi, ecco. Da lì è spuntato fuori da un cassetto questo regalo, nel senso che le registrazioni di questo spettacolo che avevamo registrato nel 2010, fatto una sola volta su commissione, la riesecuzione integrale della Buona Novella. È spuntato fuori grazie a un amico comico che aveva mixato questi pezzi, ce li ha spediti dopo tanti anni, dicendo: "Guardate, ho ascoltato sta roba e secondo me c'è della cosa, cioè, sentite." Quindi l'abbiamo condivisi con le voci che avevano fatto quello spettacolo con noi, che avevamo invitato perché volevamo una voce più giovane, una voce più matura, e oltretutto la voce più matura era quella di Nada, che era importante per come era la sua voce, ma anche perché è donna, e poi ci sono tante donne in questa storia della Buona Novella, che, come dire, ha un protagonista che è Gesù Cristo, ma in realtà è descritto attraverso tutta quella che sono tutti i personaggi che gli ruotano attorno. E alcuni lo vedono in un certo modo, il potere lo mistifica, altri ne vedono il messaggio rivoluzionario, però viene chiamato Redentore e Ciarlatano. Stesso tempo, no? Quindi De André lascia, come dire, la domanda all'ascoltatore. A noi capitò la fortuna di addentrarci in questa narrazione, in questa penna incredibile. E come dire, penso che sia ogni tanto il tempo è galantuomo, ecco. È stato un po' carogna con la pandemia, ma sa anche essere un galantuomo e ci ha regalato questa vecchia cosa. È un po' in realtà che, diciamo, non inseguiamo tanto numeri, o come dire, non è neanche una gara che penso sia più possibile per noi, per ragioni anagrafiche. È meglio godersi, insomma, farsi i propri viaggi tranquillamente, senza essere, insomma, appunto, un po' in affanno da prestazione. È un po', penso, che la lezione degli ultimi anni sia stata anche capire che è necessario vivere il proprio tempo una cosa alla volta. Io dico sempre che è meglio che correre come dei pazzi. E ci piace lavorare diciamo, dove il mondo letterario confina con quello musicale. Quindi abbiamo lavorato col teatro, abbiamo lavorato anche con Bow Publishing per una graphic novel, però tante volte, appunto, questi progetti ci siamo poi affannati, si sono un po' accavallati l'uno all'altro, e adesso forse è la stagione in cui abbiamo detto: "Ok, facciamo la buona novella, suoniamo quelle canzoni, godiamocele, risuoniamole, magari riusciamo a farle dal vivo, magari una volta Nada possa trovarci dal vivo, pensa che regalo sarebbe", ecco. Quindi questo.